Neva è probabilmente il videogioco più emozionante e magico dell'anno, un turbinio di lacrime, gioia e fatica che si intrecciano in modo organico ed elegante durante le sue 4 ore circa di durata, un titolo che chiunque, almeno una volta, dovrebbe giocare. Ho conosciuto da vicino Nomada Studio soltanto poche settimane fa, giocando in live con Clarissa il loro esordio Gris. Per chi non sapesse cosa sto facendo con la mia compagna, il mio obiettivo è quello di farle giocare 10 videogiochi in live per dimostrarle quanto il medium videoludico possa muoversi attraverso ogni singola emozione, come cinema e letteratura, ma restituendo un tipo di esperienza unica rispetto a tutti gli altri linguaggi. Sì, tipo mansplaining, ma vi assicuro con le migliori intenzioni, vi giuro. Con Gris ho fatto centro perché, nonostante non l'avessi mai giocato nemmeno io, abbiamo scoperto insieme un'opera meravigliosa e accessibile che ci si è giusto allontanato un filo quando abbiamo scoperto il tema centrale del racconto che, ahimè, esce poco attraverso il suo gameplay. Mi sono quindi approcciato a Neva con un pochino di diffidenza. Da una parte la paura di un'operazione fotocopia, dall'altra una direzione artistica che, a occhio, mi sembrava più derivativa e meno ispirata. Ecco, dopo aver finito Neva, posso invece affermare con certezza che l'ultima fatica di Nomada Studio non solo raggiunge le vette del loro esordio, ma addirittura supera un po' da tutti i punti di vista ognuno dei suoi elementi, ludici e non. È la storia di una guerriera che, di stagione in stagione, si muove insieme alla lupa che dà il nome al titolo, nel tentativo di sconfiggere una forza malvagia che si sta impossessando del pianeta. Non c'è dato sapere cosa sia questa forza oscura, forse gli esseri umani che contaminano la natura, forse uno stato d'animo, addirittura a un certo punto ho pensato si parlasse di religione. Il tema è vago, così come lo era in Gris, ma la differenza è che Neva si appoggia su un viaggio dell'eroe molto più tradizionale ed esplicito, che racconta in qualche modo anche la crescita di Neva, della protagonista e il rapporto tra le due. È un po' come se in quel di Nomada Studio avessero voluto rifare quel grande capolavoro che è The Last Guardian, ma in due dimensioni, più incentrato sul combattimento che sui puzzle e decisamente più accessibile sul fronte della difficoltà. Nonostante Neva vada infatti a integrare un combat system che ci può portare al game over, al contrario appunto di Gris, gli scontri risultano sempre accessibili, divertenti e perfettamente coerenti con la struttura del suo design. Si attacca, si salta, si fondesce e si usa Neva come una sorta di colpo range, come nel più semplice dei Metroidvania dal sapore di Hollow Knight. Certo, ovviamente rispetto a Hollow Knight, Neva è molto più semplice e semplicistico, ma è giusto che sia così, perché Neva vuole e deve essere un gioco che arriva a tutti, per quanto è straordinariamente universale. Al di là del racconto meraviglioso ed emozionante, che non sto qui a spoilerarvi, sul fronte meramente ludico, Neva è invece una masterclass su come sia possibile far convivere un certo tipo di soddisfazione quasi alla From Software con un puzzle game scriptato e spettacolare che potrebbe giocare anche mia madre. È un'operazione difficilissima, perché non appena si sbaglia di un tocco, si scontenta sia quella fascia esperta che pretende un senso di sfida adeguato da un videogioco che guarda quel genere, sia quella dei neofiti, che magari si approcciano a Neva, in primo luogo, per la sua estetica acchiappatura. Ed è comunque anche qui l'estetica a padroneggiare su un po' tutti gli altri suoi elementi, con quello stile acquarellato che, ammetto, inizialmente non mi aveva preso, ma che ho continuato ad apprezzare esponenzialmente man mano che mi avvicinavo ai titoli di coda. A livello di pura messa in scena, al di là del suo impatto estetico, Neva è davvero un qualcosa di straordinario, coi suoi campi lunghissimi, il suo lavoro di camera minimale ma efficace e la sua colonna sonora, nuovamente affidata a Berlinist, toccante e trionfale. Anche qui una sfida difficilissima, non finire nello scontato girone del lacrima game gratuito che punta soltanto a farti piangere senza un reale motivo logico e emotivo. Neva ha la consapevolezza di essere un gioco potenzialmente emozionante, ma non la sfrutta più del dovuto, andando a toccare sempre i tasti corretti senza finire mai nel melò fine a se stesso. E la stessa consapevolezza la si ritrova anche nei puzzle e nell'esplorazione, questa volta elementi decisamente più a fuoco rispetto all'opera precedente. Sul fronte ludico, gli unici dubbi che avevo su Gris erano un level design un po' dispersivo e dei puzzle non sempre chiarissimi e automatici, come dovrebbe essere nel platform d'avventura story driven, com'è in parte anche questo. Qui non solo è stata migliorata fortemente la leggibilità degli ambienti, ma i puzzle riescono ad essere al contempo più complessi e più immediati, che, per l'ennesima volta, è un'operazione davvero complicata. Alla fine Neva non è altro che il gioco per tutti, con l'articolo determinativo in maiuscolo, un'opera che riesce a suggerire a un po' tutti gli esseri umani qual è la forza e l'essenza del videogioco.
Ecco perché, tornando al discorso iniziale che riguarda Clarissa e il mio tentativo di farle vivere il videogioco in un certo modo e farle assaporare un po' tutto quello che può offrire questo medium, Neva è forse il titolo, non dico definitivo, ma quasi. È un'opera che fa tutto quello che deve fare un videogioco, ma che riesce a essere anche digeribile per chi un videogioco non l'ha mai toccato, senza scontentare nemmeno un pubblico core che invece al videogioco è abituato. È un po' l'operazione Pixar, film che arrivano a tutti, a prescindere dall'età e dal contesto sociale, semplicemente perché ognuno può trovarci dentro qualcosa che possa soddisfarlo. Rimane la questione del tema, anche qui non particolarmente chiaro, oppure chiaro ma trattato in maniera un po' semplicistica. Ma è anche vero che, quando arrivano sul mercato opere potenti come questa, andare a lamentarsi di un elemento che il 90% dei videogiochi nemmeno hanno, insomma, è forse ancora più superficiale di quel rapporto che punta a trico, ma che risulta infine unico ed ultimo scarto che divide Neva dall'Olimpo dei capolavori assoluti.